Con su Buongiorno Regione, in redazione è già pronto Gianmarco Sicuro. Buongiorno. Buongiorno Cristina, buongiorno a tutti i telespettatori. L'avete sentito, è Enrico Rossi, il nuovo presidente della Regione Toscana. Il candidato del centro-sinistra ha vinto con il 59,7% dei voti contro il 34,4% della rivale del PDL Monica Faenze, tra i partiti exploit della Lega Nord e dell'Italia dei Valori, Sara Meini. Enrico Rossi è il nuovo presidente della Toscana. A scrutinio ultimato 3.966 sezioni su 3.966, il candidato del centro-sinistra ha il 59,7% dei voti. La candidata del centro-destra, Monica Faenzi, ottiene invece il 34,4%. Francesco Bosi dell'UDC raggiunge il 4,6%, Alfonso De Virgilis della lista Bonino Parnella si ferma allo 0,8%, mentre Ilario Palmisani di Forza Nuova arriva allo 0,5%. Il PD si conferma primo partito con il 42,2%, mentre il PDL arriva al 27,1%. Exploit dell'Italia dei Valori al 9,4% e della Lega Nord al 6,5%. La Federazione della Sinistra ottiene il 5,3%, supera lo sbarramento anche l'UDC con il 4,8%, mentre Sinistra, Ecologia e Libertà si ferma al 3,8%.